Vi ricordiamo che il 28 febbraio, a partire dalle 10.30, in Confindustria Romagna, nella sede di Rimini, si parlerà di Singapore, Indonesia e Malesia e delle opportunità commerciali che questi tre mercati offrono alle imprese romagnole. Perché Singapore, Malesia e Indonesia? Singapore continua ad essere il principale hub strategico, finanziario e logistica commerciale di tutto il sud-est asiatico e quindi sicuramente una porta per l'ingresso a tutta l'area ASEAN. Ed è assolutamente interessante per tutte le industrie della meccanica, per l'agroalimentare, per i beni di consumo e di lusso e per l'edilizia e tutta la componentistica e la cantieristica che segue l'indotto dell'edilizia. Malesia è uno di quei mercati che sta offrendo dei forti incentivi agli investimenti, offre generalmente della manodopera qualificata, ha dei costi contenuti, ha delle ottime infrastrutture, parlano una corretta lingua inglese e quindi genericamente possono offrire a tutte le imprese italiane un'ottima presenza nella regione. Anche l'Indonesia è uno di quei mercati che stanno crescendo fortemente, anche le esportazioni dell'Italia verso l'Indonesia sono in aumento, soprattutto nel settore della meccanica, intesa come macchine utensili. C'è da dire però che l'Indonesia è un mercato assolutamente interessante non soltanto per l'industria della meccanica, ma anche per l'agroalimentare, il tessile, l'abbigliamento, le calzature, il biomedicale, la cantieristica, il navale e quindi anche le costruzioni e il sistema edilizia. Al termine del seminario verrà presentato anche il progetto Sud-Est Asiatico 2017, che proprio in virtù di questa, dell'importanza che questi tre mercati stanno rivestendo al giorno d'oggi, Confindustria Romagna e Romagna Servizi Industriali intendono proporre alle imprese del territorio. Ed infine quindi le aziende partecipanti avranno la possibilità di parlare sia con i consulenti del progetto che con gli esperti dei mercati per poter valutare anche un'eventuale loro partecipazione all'iniziativa. Per poter accedere e iscriversi al seminario le imprese possono contattare l'ufficio internazionalizzazione di Confindustria Romagna ai riferimenti che si trovano in sovrimpressione.